Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono protagonisti Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Lo studio pare si sia rivoltato contro la bionda corteggiatrice nel corso della registrazione dell'11 febbraio 2023. Secondo quanto si legge sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Federico ha mantenuto la parola e ha raggiunto l'hotel di Carola per chiarire. La corteggiatrice, però, non si trovava lì e così il tronista ha cercato di contattarla con il telefono della redazione. Inizialmente Carola ha preferito non rispondere, per poi cedere. Al telefono hanno discusso e lui si è mostrato infastidito. Ti stai facendo i cavoli tuoi per Roma. Io sto qui per parlarti. La Carpanelli, quando ha lasciato il programma nel corso della puntata andata in onda ieri, ha chiaramente dichiarato di sentirsi presa in giro da Federico, il quale aveva compiuto un gesto speciale per Alice. La telefonata pare si sia conclusa con un «Sai dove trovarmi?» di Federico. Nicotera ha deciso, intanto, di non vedere neanche Alice Barisciani, tanto che non ha fatto nessuna esterna. Secondo le anticipazioni di UED, quando Carola è entrata in studio oggi sarebbe avvenuto il devastato «tutti contro di lei». La Carpanelli pare abbia ammesso di non voler più restare nel programma. A detta sua, Federico sarebbe andato a riprenderla solo per pulirsi la coscienza. Ma ecco che lo studio si sarebbe scagliato contro Carola. Molti dei presenti in studio sono convinti che la corteggiatrice sia più interessata al mondo dei social che a Federico. In particolare, pare che soprattutto Gianni Sperti l'abbia attaccata. Carola risponde a tono. Ma può venirmi il dubbio se lui mi è venuto a riprendere il giorno dopo e non subito, si legge. Anche Tina Cipollari si è scagliata contro la Carpanelli.